buongiorno a tutti gli amici di androidworld.it. Una rapidissima prova, proprio rapidissima, di qualcosa che in realtà non ha esattamente a che fare con Android, però davanti a noi abbiamo, come vedete, un Galaxy Nexus. Forse l'avrete già capito, si tratta della preview di Ubuntu per smartphone. Noi l'abbiamo installata su questo Galaxy Nexus, il firmware è disponibile anche per Nexus 7, Nexus 10 e Nexus 4. Noi l'abbiamo voluto provare solo su questo, anche se in realtà ovviamente è il meno potente dei 4, quindi oltre a essere un'alfa, neanche una beta, è proprio una preview, è una piccola anteprima di quello che sarà Ubuntu per smartphone. Sicuramente su questo Galaxy Nexus ha prestazioni inferiori. Questa è l'interfaccia che ci troviamo davanti, non esiste, come abbiamo detto anche noi già sul sito, una vera e propria lock screen. Abbiamo quattro gesture, una dall'alto verso il basso che ci... Ok, vediamo un attimo se abbiamo capito, perché anche noi... Ok, questa è la home principale. Trascinando dal basso verso... scusate, dall'alto verso il basso abbiamo le notifiche. Vedete che scorrendo lateralmente abbiamo questi quattro simboli, quindi batteria, reti, audio e notifiche vere e proprie, e anche, scusate, anche l'ora. Se stiamo abbastanza vicini alla barra di notifiche, questi simboli rimangono. Via via che scorriamo, vedete, scompaiono, e andando da sinistra, insomma, lateralmente non succede niente. Avvicinandoci invece possiamo passare da uno all'altro e quindi, vedete, accedere rapidamente alle varie impostazioni. Richiede un pochino di allenamento, lo diciamo subito, non è esattamente intuitivo, tutto non l'abbiamo capito neanche noi. Queste sono le notifiche, possiamo scorrerle, sono tutte, vedete, Facebook, email, Skype, SMS, telefonate, eccetera. Possiamo cancellarle scorrendo lateralmente oppure aprirle premendoci sopra, anche agire istantaneamente, vedete? Quindi questa è dall'alto verso il basso. Dal basso verso l'alto abbiamo una funzione per aprire il menu, dobbiamo aprire qualche applicazione però per vederlo, e da destra verso sinistra invece abbiamo una funzione per tornare indietro con le applicazioni, cioè per fare lo switch fra le applicazioni aperte. Questa è la home, vedete quindi che quello che abbiamo detto in realtà non è proprio vero. Qui scorrere ha una funzione diversa, abbiamo la home, abbiamo le persone, la musica, le applicazioni e i video. Non sono le applicazioni di musica, video, eccetera, eccetera. Sono, diciamo, una home di queste cose. Quindi, per esempio, qui abbiamo, nelle persone abbiamo i preferiti, gli ultimi, non sono tutti. L'applicazione è un'altra cosa. In pratica è un po' come già succede anche su Ubuntu per PC, però magari molti di voi non l'avranno ancora provato. Infine, da sinistra verso destra abbiamo tutte le applicazioni, quindi il launcher delle applicazioni. Scorrendo, vedete, appare il nome dell'applicazione che vogliamo lanciare. Andiamo a fare un rapido tour. Cominciamo con il media player, che a noi non ha funzionato. In realtà forse non è stata una grande idea, perché il problema più grosso è che molte applicazioni ancora non funzionano. E poi rimangono tutte in memoria e il telefono rallenta. Vediamo ancora questo gioco Sky Safari non funziona. Questo è un blocco note, così vediamo un po' la tastiera. Semplice ancora, niente di incredibile. Vedete, sono andato intuitivamente qua sotto per tornare indietro, ma niente da fare, non c'è un tornare indietro. Quindi come si fa? O si scorre lateralmente per passare a un'altra applicazione, in questo caso il media player che vedete è tutto nero, oppure da sinistra verso destra, scorrendo fino in fondo, torniamo nella home. Qui la tastiera ha deciso di non scomparire. Musica, ve la facciamo vedere perché esteticamente è molto gradevole, anche se ora qui c'è questa tastiera. Come possiamo fare? Proviamo ad andare nelle note, vediamo se riusciamo a farlo scomparire. Ok, quindi qui possiamo passare fra un media player, l'audio, eccolo qua. Questo è il player audio, purtroppo non funziona praticamente niente, quindi lo lasciamo un attimo da parte. Facebook è l'applicazione di Facebook, niente di incredibile. Stessa cosa per Gmail. Gmail per esempio ci rimanda in realtà al sito, che poi ci chiede di installare la versione per iPhone, che ovviamente questo non è un iPhone. Questo è il browser. Qui possiamo farvi vedere finalmente la gesture dal basso verso l'alto. Vedete?
Quindi è apparso questo menu che ci mostra solamente la barra degli indirizzi. In realtà, in tutte le applicazioni, trascinando verso l'alto e poi lasciandolo su questo tasto, appare tutto il resto. Quindi qui abbiamo tutte le altre funzioni. E la cosa interessante, che poi è anche il concept di Ubuntu, è che se un comando non c'è, quindi qui abbiamo soltanto le cose predefinite, vedete, tipo i preferiti non ci sono, possiamo cercarli. Vediamo se i preferiti ci sono. No. Ok. Però insomma, questa è l'idea. L'idea è che scrivendo lì dentro possiamo cercare tutte le funzioni che possiamo eseguire nell'applicazione. Questo già succede su Ubuntu Desktop. Abbiamo poi Facebook, abbiamo la galleria che è abbastanza gradevole, la fotocamera funziona, abbiamo anche fatto un paio di scatti proprio rapidi. Queste sono le foto già presenti dentro, vedete. Ops. C'è questo problema, sì, delle gesture che è difficile abituarsi, almeno all'inizio. Uno scorre, pensa, vedete, esatto. Pensavo di ottenere questo, invece sono andato in un'altra applicazione. Se premo sopra, ecco la foto. Vediamo se funziona il pinch zoom, non mi pare, infatti non funziona. Vabbè, funziona la semplice galleria delle foto. Qui se vado dal basso verso l'alto, vedete, appaiono questi comandi, quindi back. E di nuovo nella home screen. Nella home screen apriamo la fotocamera, giusto per sfizio. Ci mettiamo davanti una bellissima penna di Firefox. Questi sono i comandi, sono molto semplici, ruotano con l'accelerometro e la fotocamera funziona. Quindi anche qui, vediamo se riusciamo, vedete, dal basso verso l'alto il menu. Invece per uscire o così per passare all'applicazione precedente o così per tornare alla home. E intanto vedete, Running Apps, tutte le applicazioni qui in questo caso sono rimaste in memoria ancora, quindi sono facilmente accessibili. L'ultima è la home, esattamente quella dove siamo. In questa home ci sono le ultime persone contattate, i video online, eccetera, eccetera. Se andiamo qua giù, se andiamo nelle applicazioni, per esempio, ce ne sono di applicazioni da installare, vedete, Evernote, SoundCloud, Pinterest, YouTube, Wikipedia, Maps anche, ma premendo non succede nulla, quindi siamo ancora in una fase molto primordiale del sistema, quindi ancora molto basilare. La cosa che mi ha lasciato un po' perplesso non è tanto la velocità, perché la velocità ovviamente questa è una preview, da qui all'uscita ancora passerà del tempo. Non sarà questa la velocità finale, già lo sappiamo, non c'è bisogno di lamentarsi di questo. Più che altro mi lascia un po' perplesso il sistema di gesture, che è un po' ambiguo, non sempre si ottiene la stessa funzione eseguendo la stessa gesture, sicuramente anche qui ci si dovrà lavorare sopra. Però quello che vedo è buono, è una buona idea. Spero ovviamente che tutti gli sviluppatori di Canonical riescano a tirar fuori un prodotto veramente completo. Un saluto a tutti da CISO per AndroidWorld.it. Thank you.